Maurizio, posso anche dirti cosa può fare la coalizione sociale contro queste riforme, dove il Parlamento ci vuole blindare queste riforme costituzionali? Cosa potrebbe fare la coalizione sociale? La coalizione sociale deve appunto mettere assieme, le persone, deve mettere assieme tutti quelli che pensano che il diritto alla scuola e una scuola pubblica degna di questo nome sia un obiettivo da realizzare e una battaglia da fare. Quindi dobbiamo studiare insieme che cosa fare, aprire questa discussione in tutto il paese. Io penso non escludere nessun strumento per poter cambiare delle leggi che sono sbagliate, per poter affermare un consenso anche più ampio di quello che abbiamo, perché la contraddizione democratica che vedo è che questo è un governo che non ha il consenso della maggioranza del paese e sta cambiando leggi senza averlo. E siccome invece, mi permetto di dire, ho la sensazione che le battaglie che state facendo voi, ma anche altre battaglie, abbiano in realtà un consenso molto più ampio di quello del governo, dobbiamo trovare insieme le forme e i modi perché questo processo democratico risponda a quello che pensano davvero le persone. Ci vorranno anni comunque? Non lo so, a volte i tempi sono determinati anche da cosa succede, dai processi che si determinano. Io penso che in quella fase qui bisogna avere il coraggio di spendersi e poi quello che succede lo vediamo assieme. Grazie.